In diretta dai mercati dei capitali mondiali, ecco i titoli finanziari presentati da ALB Limited. Salve a tutti e benvenuti alle notizie finanziarie del mercoledì. Rimanete con noi per ulteriori titoli relativi al mercato. I funzionari statunitensi hanno accusato una coppia di europei di aver cospirato con un esperto americano di cripto, recentemente arrestato, per aver aiutato la Corea del Nord ad eludere le sanzioni, la sua ultima mossa per contenere le tentacolari operazioni di criminalità informatica di Pyongyang. Le azioni di Tesla sono diminuite fino al 10%, poiché gli investitori del produttore di auto elettriche hanno iniziato a digerire la prospettiva che il CEO Elon Musk usasse le sue azioni per ripagare la sua acquisizione di Twitter. Gli Stati Uniti hanno sovradimensionato le loro consegne di greggio in Europa per aiutare a sostituire la fornitura russa mancante. Le superpetroliere giocheranno probabilmente un ruolo sempre più importante nello spostamento di quel greggio degli Stati Uniti all'Europa. La coppia sterlina-dollaro americano è crollata dell'1% nell'ultima sessione. L'indicatore Williams indica un mercato oversold. L'ultima sessione ha visto l'euro scendere dello 0,6% rispetto al dollaro americano. Secondo CCI siamo in un mercato oversold. Il dollaro australiano è sceso dello 0,3% rispetto al dollaro americano nell'ultima sessione. Il MAC sta dando un segnale negativo. Il dollaro americano è sceso di un leggero 0,1% rispetto allo yen nell'ultima sessione. L'RSI sta dando un segnale negativo. L'indice del responsabile degli acquisti dell'Austria sarà rilasciato alle 8. L'indice dei prezzi di consumo dell'Australia all'1.30, la produzione industriale del Giappone alle 23.50. La grande distribuzione del Giappone sarà rilasciata alle 23.50, l'EIA Crude Oil Stock Exchange degli Stati Uniti alle 14.30, l'indagine sulla fiducia dei consumatori di GfK della Germania alle 6. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del mercoledì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.